Uomini e donne gossip, Mattia e Vittoria ancora accusati, la reazione. Gossip uomini e donne, Mattia Marciano e Vittoria De Ganello sotto accusa, come hanno reagito questa volta? Dopo uomini e donne, per Mattia Marciano e Vittoria De Ganello continuano le accuse da parte dei telespettatori. Il pubblico di Canale 5 sembra non essere mai riuscito a credere alle parole della coppia. In particolare, il loro feeling ha subito destato sospetti sia in studio che a casa. Sono molti coloro che sono convinti del fatto che Mattia e Vittoria si conoscessero prima di arrivare nel programma. È stato proprio Andrea Damante a consigliare al Marciano la conoscenza con la De Ganello, sua amica. Eppure, i due hanno sempre dichiarato di non aver mai parlato. I sospetti sono stati molteplici e i primi a non credere alle loro parole sono stati presenti in studio. Nonostante ciò, Mattia ha sempre continuato per la sua strada. Quando Vittoria si è detta stanca delle molteplici polemiche, il Marciano ha scelto di uscire con lei dal programma. Ormai formano coppia fissa e, sebbene sia passato ormai molto tempo, il pubblico continua ad accusarli. Vittoria non è apprezzata dal pubblico, nonostante la coppia sia sostenuta da diversi fan. Mattia ha condiviso una foto con la De Ganello ed ecco che gli haters hanno subito approfittato per accusarli. Tra i tanti commenti, Vittoria non ha potuto non notare quello di una utente, la quale si dice incredula della scelta di Mattia. La ragazza definisce la De Ganello insipida. Così, l'ex corteggiatrice risponde a tono, però ha preso me, quindi fattene una ragione. Subito dopo Vittoria si mostra felice del fatto che tra qualche ora, finalmente, potrà stare insieme a Mattia. Domani insieme, commenta la De Ganello con tanto di cuoricini. Dopo tale commento, un utente risponde, business. Mattia non può fare a meno di usare l'ironia per dare una risposta all'ennesima accusa, in che senso? Uomini e donne gossip, Mattia e Vittoria nel mirino del pubblico. Mattia e Vittoria ancora colpiti dal pubblico che non ha apprezzato il loro percorso nel programma di Maria De Filippi. I due preferiscono rispondere con ironia, piuttosto che dare troppo peso alle molteplici accuse. Alcuni utenti scrivono anche frecciatine riguardanti l'entrata della De Ganello nella stessa agenzia di Mattia.